2, 1, via, filo, veramente. Dai. Allora, innanzitutto salutiamo gli amici del Crotonese, del quotidiano della Calabria. Parla lei prima. Vai, saluta gli amici del Crotonese. Saluto agli amici del Crotonese. E del quotidiano della Calabria. E del quotidiano della Calabria. Adesso Mimmo. Saluto pure il Crotonese e tutti gli amici del quotidiano. Amici del quotidiano. Della Calabria. Della Calabria. Della Calabria, ok. Mimmo, però devi guardare fisso la telecamera, non devi tenere gli occhi bassi perché sennò sembra che stai parlando con qualcun altro. Serafina, la stessa cosa per te. Sì, sì. Non ti mettere di profilo, Serafì, perché sennò ci impali la telecamera. Capito? Ciao. Allora, presentati. Sì, presentati. Ciao, mi chiamo Ciao, mi chiamo Serafina. Ho 24 anni. Vivo a Ciromarino, gioco a pallavolo. Gioco a pallavolo da 10 anni e faccio l'assicuratrice. Mimmo, presentati tu, per gli amici del quotidiano. Mimmo Dance. Guarda la telecamera, per favore. No, Mimmo Dance per gli amici, se no Mimmo... Ledo Russo. Detto? Domeni, Mimmo. Mimmo Dance, per quale motivo ti chiamano così? Perché mi hanno messo quando ballavo. Quando ballavi? Balli ancora, in verità. Sì, sì. Quando eri ragazzo ti hanno messo sto nome, per quale motivo? Non lo so. Perché eri straordinario, no, lo sanno tutti. Sì, sì, lo so. Straordinario. Allora, sono un Mimmo Dance, Ciromarina, poi cosa fai? Dai, presentati. Da bagnino, faccio giardiniere, faccio tutto. Tutto. Però anche tu hai una passione per lo sport, giusto? Sì, sì. Qual è? La pallavolo. La pallavolo. La punta lì. Infatti, durante il periodo invernale... Siamo contrari. Durante il periodo invernale fai il direttore sportivo della Puntalice. Della Puntalice, sezione pallavolo. Vole, e calcio pure. E mentre Serafina non fai parte della polisportiva Puntalice. No. Ci hai giocato però. Sì, sì. Io ho giocato. Ci hai giocato. Io volevo quando lei giocava. Ah, l'hai conosciuta in quell'occasione. Sì, ci siamo conosciuti. Allora c'ho buco. Lì è Natale. Ma forse Mimmo. Allora. Raccontaci di questa storia tormentata. Quando giocava lei mi è piaciuta, l'ho conosciuta. Devi guardare la telecamera, me. Ti è piaciuta e l'hai conosciuta. Vi siete frequentati in passato? Sì. Sì. Quando? In che occasione? Me? No, no, quello no. Siamo conosciuti quest'anno al mare. Ah, vi siete conosciuti quest'anno, vi siete improvvisati. Perché faccio il bagnino da voi. E lei invece fa? Da voi che a bagnante. Tu fai il bagnino, lei fa? L'assicurazione. No, al mare. Dico, la bagnante, in questa occasione l'hai conosciuta. Però ci sono delle voci, qualcuno ha detto che avete litigato in questi giorni. Va bene, la litiga c'è sempre. La litiga c'è sempre, ma per quale motivo, Mimmo? È stata colpa mia. No, vabbè, è stata colpa di tutti e due. Sì, ma la colpa è più mia. La colpa è più tua, vabbè. Adesso non ti angustiare, dai, non ti dare le martellate come Tafazzi. Fai così? No. Senta qua. Dai, raccontaci quello che Serafina o chi per lei non deve fare per non farti arrabbiare. Non mi deve mandare a quel paese, non mi deve arrabbiare. Io ho sbagliato pure con lei. No, questo poi lo dice lei, quello che tocca a lei. Tu devi dire quello che lei non deve fare. No, se deve essere calma. Calma. Se... Può ballare con le altre persone? Sì. Se sono amici, se tu li conosci, sì. Sì. Pure la baciata, la lambada. Sì. Il ballo del palo lo può fare pure? Del palo? Sicuro? Sei sicuro? Sicuro. Benissimo. Ma la parola cosa deve fare invece? No, aspetta. Cosa deve fare invece per farti felice? Stare con me. Sì, vabbè, questo. Ma cosa deve fare concretamente? La parola. Devi fare la colazione a mattina, questo voglio sapere. Dai, la parola a lei. Vabbè, intanto che Mimmo si riprende un attimino dallo shock, la parola a lei.